penso superfluo dirvi quanto sono emozionato in questo momento e quanto responsabile, perché rappresento tutte le generazioni che mi hanno preceduto e quest'anno sono esattamente 190 anni di questa attività. E io potrei, forse con una frase, con una battuta, obnubilare quanti sacrifici, quanto è stato l'impegno di mio nonno, bisnonno e trisnonno. Quindi vi prego di scusarmi se c'è qualche svarione. Perdonatemi, ma non è facile rappresentare una famiglia. Ecco, ora vorrei spiegarvi che cos'è l'ordine, perché quello che mi date è stato dato per la professione che faccio. L'organo è lo strumento musicale, ma è anche un manufatto artistico, una formidabile, sorprendente e straordinaria macchina che nei secoli ha primeggiato quanto complessità meccanica, genialità di concezione e grandiosità sonora. Da quasi 1000 anni, indispensabile, fedele, immancabile sostegno ed accompagnamento della liturgia cristiana, forse nessun'altra macchina antica è in grado di suscitare tuttora l'attenzione, lo stupore intellettuale di tante persone quanto infallibilmente vi riesca un organo durante un concerto o una solenne celebrazione. L'organo nella storia. Generalmente si considera l'anno 245 avanti Cristo come data di invenzione dell'organo. Autore ne sarebbe Xivio. Xivio era un greco trasferitosi in Alessandria, in Asia Minore, ed egli chiamò il nuovo strumento idraulus, ossia un flauto che suonava per mezzo dell'acqua. Grazie. L'università mi assiste dappertutto. Eccoci. E l'acqua serviva al posto la funzione dei mantici. Scoperto da Cicerone durante un suo viaggio in Grecia, fu ben presto introdotto a Roma. Simbolo di ricchezza, venne impiegato nelle arene ad incitamento dei gladiatori e nei parchi delle ville dei maggiorenti. Resti di un organo costruito nel 228 d.C. furono ritrovati nel 1931 negli scavi di Aquincum, è una cittadina nei pressi dell'attuale Budapest in Ungheria. Il periodo delle grandi invasioni del V e VI secolo non ha lasciato informazioni sull'organo. Le popolazioni cosiddette barbare non dovevano essere molto sensibili alla musica. Così, a poco, si dimenticarono i principi fondamentali della costruzione e della sua pratica. Fortunatamente, alla presa di Costantinopoli da parte dei turchi, sopravvisse nell'impero romano d'Oriente. Per secoli, quindi, l'organo conobbe un destino alterno, oblio in Occidente fino all'VIII secolo e gloria in Oriente finché durò l'ellenismo. Nel 757, Pipino il Breve, il re dei Franchi, ricevette da Costantino V, imperatore di Bisanzio, un organo che fu collocato nella residenza imperiale di Aachen, Aquisgrana, località prossima all'attuale Maastricht. Questo strumento, che corrispondeva a quello bizantino a mantici, ornato d'oro, d'argento, di pietre preziose, scomparve misteriosamente, forse a causa di un incendio. Ma l'organo restò talmente vivo nella memoria dei cortigiani e della sua famiglia che vollero averne un altro esemplare. Ciò spiega perché nell'826 Luigi il Bonario, terzo genito di Carlo Magno, fece appello al sacerdote Giorgio di Venezia e al conte Baldrico di Cividale. Qui una parentesi, in quell'epoca, in quel tempo, Paolo Diacono e San Paolino, anche loro cividalesi, erano alla corte di Carlo Magno per studiare la costituzione del Sacro Romano Impero, l'attuale Europa Unita. Giorgio e Baldrico costruirono lo strumento ottenendo riconoscimenti generosi e compensi notevoli. Il prete aveva avuto modo e frequenti contatti
con le civiltà greco-bizantine e travise loro tutti i segreti della propria arte da alcuni allievi, probabilmente dei monaci, che introdussero l'impiego delle funzioni religiose e quindi si diffuse nelle chiese cristiane cattoliche. Per antonomasia, l'organo è destinato a percorrere i secoli così come vuole il pensiero sotteso alla sua natura più divina che umana. Così vuole l'arte di chi lo costituisce, combinando con raffinata sapienza materia e pneuma, che si trasformano in suono, in emozioni spirituali. Permettetemi ora un cenno sulla mia attività di organaro. Con le famiglie di mio padre Francesco e dello zio Giuseppe, assieme eravamo 8 cugini. Abitavamo in una bella grande casa del Settecento e nei locali adiacenti si erano i laboratori per la falegnameria, per la fusione delle fermentazioni delle canne di metallo, con una piccola attrezzatura per la loro armonizzazione. In concreto, un piccolo organo per le prove, diciamo un tester. Del cortile, a rientro di noi studenti dei vari collegi, particolarmente durante le vacanze scolastiche, c'era sempre tra gli 8 cugini chi si esercitava come compiti per casa nel suonare il violino, il pianoforte o nel canto. Su tutta questa movimentata vita emergevano però i timbri dell'organo di prova sul quale mio nonno Beniamino o mio padre Francesco davano l'effeta, la voce, alle canne appena prontate. Insomma, una corte sonora, un piccolo conservatorio musicale. Sin dall'età di 5 anni aiutavo mio padre durante la cordatura degli organi già installati nelle chiese, tenendo premuto i tasti che davano l'aria a quelle canne necessitanti di intonazione. Ed era un compito facile, anche per un bambino della mia età, mutare la pressione dei tasti richieste da papà. Il vero impegno stava nell'attendere il momento in cui i suoni di tutte le canne sottoposte a intonazione raggiungevano la perfetta accordatura per poter passare al tasto successivo come il papà mi richiedeva. Questi suoni, inizialmente stridoli, disordinati, cacofonici, simili a quelli che ascoltate nelle orchestre quando accordano gli strumenti, ovvero semplicemente quelli ad arco, come i violini, le viole, necessitano e necessitavano un tempo di lunga emissione, con una prolungata insistenza, prima noiosa, poi lentamente fastidiosa, si placa un supplizio, ma appunto, come dicevo, come ad immaginare un mare in tempesta che poi lentamente si placa, si rasserena e si risolve come lo specchio di un lago in un'armoniosa statica quiete. Questo avveniva nei tempi liberi dallo studio. Quando ero a casa, il nonno Beniamino per lunghe ore mi insegnava e mi spiegava come tenere il giro armonico, ossia partendo da una frequenza base, ad esempio la nota La, dividere i 12 suoni in un'ottava. Operazione da farsi esclusivamente ad orecchio. Oggi ci sono mezzi elettronici di facile impiego, ma non dello stesso risultato. Era difficilissimo concludere tra il mi bemolle e il la bemolle. Eppure questa era ed è la caratteristica principale del temperamento che distingue, identifica e personalizza il costruttore, così come avviene con i colori per il pittore. Ed è facile distinguere Caravaggio dal Tiepolo. Dopo le tecniche scuole e il liceo musicale Tomadini, con le lezioni delle indimenticabili insegnanti di pianoforte sorelle Marcotti, mi sono dedicato totalmente alla professione di organaro, allargando le mie conoscenze attraverso contatti con insigni organisti e intensificando rapporti di scambio di tecniche con colleghi stranieri. Ho quindi operato per oltre 60 anni sul restauro di antichi importanti strumenti e su nuovi e per alcune centinaia di lavori in molti paesi del mondo, con amore e passione, cercando di trasmettere questa antica tradizione al figlio Francesco e al nipote Carlo, che oggi, lo dico con grande soddisfazione ed orgoglio, continuano questa attività con notevole prestigio. Per gli altri...
ho lavorato. Ho lavorato molto, specie nei silenzi notturni delle chiese e cattedrali. Ove le notti, per modificazioni termiche proroco alle architetture lie e degli arredi, movimenti strutturali come emissioni di tenui rumori che sembrano respiri, lamentazioni, e vi assicuro che non vi fanno una buona impressione. Nella notte, solo, ti puoi immergere nella fantasia e nella poesia dell'immensità delle onde sonore, dalle più profonde a quelle più elevate. Così come l'orecchio umano scruta ed ammira il cielo della notte stellata, nella concentrazione e fissità dello sguardo compenetra la Via Lattea, l'universo, l'infinito, a volte in uno stato quasi di estasi, così come diceva Pitagora, stai immaginando di ascoltare l'armonia delle sfere celesti. Ed ora permettetemi una breve spiegazione del suono dell'organo. L'organo richiede la conoscenza di specifiche tecniche di falegnameria, metallurgia e meccanica. Mi limiterò con l'ausilio di una canna. Con l'ausilio di una canna a farvi capire come riesce a parlare. Non a caso, per definire gli elementi che vi mostro, vengono usati in organi e termini che riguardano l'umanità della canna. La parte inferiore si chiama il piede. Qui la parte inferiore c'è il labbro. A metà la bocca, il labbro superiore e questo il corpo. Come il corpo umano. Il piede, la bocca, il labbro inferiore, il labbro superiore e il corpo. A dividere c'è un diaframma che si chiama l'anima, quindi più di così, si chiama l'anima ed è leggermente modificata dall'increspatura per poter armonizzare il soffio dell'aria. E la forma della canna può essere diversa, non so se si proietta sullo schermo, ma può essere come questa, cilindrica, può essere come questa, conica, ecco, può essere tappata, così con caminetto, e possiamo sentire il suono. Questo è un suono, è un suono scuro. Questo è un suono di un flauto molto più chiaro. Questo è l'imitazione del suono di una viola. Sentite come il suono è più flebile, quasi soffiato. Questo è il suono di un principale. Quindi le stesse frequenze, ma i timbri cambiano. Ma come fanno a cambiare i timbri? Cambiano secondo i battimenti delle frequenze. E qui vi spiego come tiro. Soffrendo uno strumento che è molto simile a quello che usava Pitagora, Pitagora fece l'unicordo. E l'unicordo, che sono gli strumenti a corda in sostanza, c'è questa corda, vedete? Questo emette delle vibrazioni che sono onde trasversali. Mentre questa canna ha onde direzionali. Sentite, pur avendo la stessa frequenza, dovrei accordarla un po', scusino. Ecco. Ecco, quindi cambia il timbro a seconda della forma della canna. Per inciso, su questo strumento, Pitagora riuscì a ricavare le note, che poi nella Magna Grecia, specie. Sì, dalla Magna Grecia, Artos da Taranto, ricavò le scale musicali che poi sono state modificate nei secoli. Allora, a un certo momento queste canne, con diversi timbri, sono provocati dalla fondamentale e con loro armonici, ossia di suoni secondari, multipli della fondale, che senza variare la frequenza danno luogo a una sinusoide complessa. Per tornare alla nostra canna possiamo dire che il pregio di uno strumento è determinato dalla ricchezza di suoni e varietà di registri. In tanti secoli di lavoro appassionato, gli organari sono riusciti a determinare le misure delle canne e i parametri costruttivi che vi ho sopra ricordato.
Conserviamo gelosamente le misure studiate in quasi due secoli di lavoro che rappresentano la ricchezza della nostra tradizione. Devo precisare che non basta costruire le canne a regola d'arte, è necessario un lavoro delicatissimo di armonizzazione, ovvero intervento su tutti gli elementi umani della carne che vi ho sommariamente descritto. Questi segreti che si tramandano da generazione in generazione ci consentono di dire che gli orni da Zelin parlano un linguaggio inconfondibile che ha un accento friulano ma è comprensibile in tutto il mondo. Abbiamo dedicata al presidente Fontanini questa battuta. E allora permettetemi adesso di vedere come funziona questa macchina. Vediamo se la regia mi mette in luce, cominciando dai mantici. Abbiamo parlato che la carne è umana, il piede, la bocca, il labbro, anche i mantici. I mantici, guardate, sono come i polmoni e vengono pompati sia a mano sia con delle corde. Dei pesi sovrapposti permettono di dare all'aria che respiriamo una compressione. L'aria dei mantici sale su delle condutture, vediamo un po', ecco, queste sono le condutture che poi portano una cassa a vento perfettamente chiusa che si chiama il somiere, dal latino soma, il latino soma dove porta il peso. Dopo poi la vedremo meglio. Poi vediamo la pedaliera, perché lo strumento, vedete sotto alla base, ci sono dei pedali abbastanza simili a quelli che è la tastiera. L'organista, quando vuole ottenere delle note gravi, può usare i pedali e ottiene le profondità. Poi vediamo la tastiera, che in questo caso è in legno di bosso, caratteristica degli organi storici, perché l'organo venendo dall'Asia Minore, per ricoprire le tastiere, usavano il bosso del bossolo. È un legno dolcissimo, dove chi suona anche il piacere tattile e fisico di accarezzare qualcosa che non è la plastica. Dalla tastiera, vediamo, si sale. Ecco, abbiamo la ghirlandina. Che cosa sono? Quelle parti meccaniche che premendo il tasto vanno ad aprire la valvola del somiere. Dovete pensare che a questo... Ecco, vedete, questo è il somiere. Nella parte inferiore sono le valvole chiuse. Quelle sopra le valvole aperte. Quando l'organista preme il tasto, l'aria fluisce in quel canale, sale e vediamo sopra, ecco, sopra vedete ci sono questi fori e parzialmente su quel somiere ci sono le canne già montate. Succede quindi che il vento dal mance delle condutture va nel somiere, l'organista preme il tasto, si apre la valvola e la canna viene agitata e suona. E adesso vediamo ancora una foto. Questo è l'interno di un organo. Aspetto, ne vedete alcuni, sono strumenti grandissimi, ad esempio attualmente mio figlio Francesco sta lavorando a Bari su uno strumento che ha 4700 canne, quindi immagina della selva. E adesso vediamo, nonno Gustavo, qualche anno fa, quando avevi dei capelli non bianchi di un'ora, durante la cordatura di uno strumento. Ecco, quindi pensate, ore, ore, ore in silenzio con questi suoni e vi assicuro, ecco, sì, è un'estasi che ti fa perdere il senso del tempo. E dopo, per favore, vi voglio spiegare il suono di queste canne che sono in prospetto e si chiamano il principale, cioè è la base migliore dell'organo. E l'organista ci fa adesso degli accordi con il registro principale. Prego, maestro. Grazie. Questo è il registro principale e sulla base di questa estensione abbiamo delle frequenze
molto gravi che vanno da una canna alta 5 metri e avrà pochi hertz a una canna acutissima che va fino a 7000 hertz. Maestro, sentiamo il primo don del contrabbasso e del subbasso 16 piedi al pedale, la nota più grave. Per favore, una nota acuta. Ecco, non so se l'avete sentita. Ad ogni modo, in questa varietà si estendono, si sviluppano le frequenze sonore che, come dicevo, vanno dalla canna alta 5 metri con poche frequenze a quella a 15 mm con 7000. E ora il maestro organista ci fa sentire l'imitazione, ad esempio, di uno strumento ad arco, le viole e i violini. Prego. Adesso l'imitazione del suono dei flauti. Grazie. E ora il concerto viole che prima avete sentito accompagna il cantabile di una tromba.
Allora è per questo suono dell'organo. Affascinante sonorità che la Chiesa ha scelto questo strumento a solennizzare le celebrazioni e ad esaltare sentimenti di dolore o di gioia a seconda le evenienze, trasportandoci a volte dal contingente al trascendente. E Johann Sebastian Bach, che è stato il più grande artista dei tempi, lo dice apertamente quando scrive e dedica sullo spartito Sol Deo Gloria e alla fine dei piccoli corali a Dio Onnipotente per onorarlo, agli altri per istruirli. Ciò non significa che la musica organistica sia solo per l'uomo di fede. L'organo, come avete sentito, si adatta facilmente al nostro pensare, ci avvince, ci trascina, ci trasporta nei campi del mistero. E qualsiasi uomo, religioso o agnostico, non può non avvertire il richiamo dell'infinito, dello spirito, dell'anima che è ognuno di noi. E anch'io, molto modestamente, l'ho fatto per soli, Dio, gloria. Ed ora, permettetemi, prima di chiudere, di ascoltare il maestro Peppino delle Vedove che ci fa la toccata e fuga in re minore. È un maestro che... Seguirà un momento di ringraziamento e, se è del vostro parere, posso accettare anche i consensi, sperando di non aver deluso il rettore magnifico e la commissione. Forse non avete sprecato una laurea inutile, no? Ecco.